Ciao a tutti, sono Cristina Bellucci. In Italia non piove da giorni, anzi per meglio dire da settimane, tant'è che si parla di uno stato di calamità. Diciamo che non è questa la sede per giudicare lo stato vero e proprio, ma andiamo a sentire con le nostre telecamere quello che ne pensa la gente, come sta vivendo questa emergenza. Lei ce l'ha l'acqua a casa? Sì e no. Che vuol dire sì e no? Che va e viene? Va e viene. E come fa quando non c'è l'acqua? E che devo fare? Mi devo lavare o no? E come aspetto fa? Quando viene. Come gli antichi. Come gli antichi. Cioè prende le bacinelle e me le tira addosso. E che cosa vuole dire riguardo questo? Vuol che dire la situazione che non va. Andare non va, però noi siamo troppo fracomodi. Oh, infatti, quindi il problema diventa anche noi che non ci lamentiamo abbastanza. No, non è che non ci lamentiamo abbastanza. Ci dobbiamo adattare un po' di più. Ah! Dobbiamo essere ottimisti sulle cose, oh! Beh, mica devi dire per è forza un po' difficile di però essere ottimisti. No, diciamo che il problema è la siccità in Italia. Non credo perché le sorgenti ce ne stanno a Formia e sono nascoste. È soltanto che c'è troppo spreco, questo sì. Ce l'hai? No. Come fai? Con la bacinella come faccio? Lei ce l'ha l'acqua a casa? A quanto pare no. No, ce l'ho dalle 6:30 la mattina alle 8 di mattina, poi c'è il tempo 48 ore. E come fa a vivere? Come vive? Così? Con come queste bottiglie? Ecco, nemmeno in tempo di guerra siamo stati così. Siamo andati avanti così? No, noi siamo tutti esauriti qua nel condominio. Questo è il condominio Ascanio. Via Rubino 144, parla a nome di tutti i condomini. Obiettivamente, ufficialmente, a che ora va via la... Viene ogni 48 ore, viene alle 6:30 la mattina e se ne va alle 8 sempre di mattina, dopo un'ora e mezzo. Non possiamo mettere in moto la lavatrice, non ci potremmo fare un attimo la doccia, noi siamo tutti esauriti. Vedete, quello che cazzo è da fare. Normalmente non ho l'acqua mai. Quindi lei... Andando all'ultimo piano già il flusso è molto basso, per cui sono obbligata a mettere la tua L'ha pagato a sue spese ovviamente. A mie spese già da 10 anni, perché se no non riesco manco ad accendere la caldaia. E adesso che manca l'acqua, praticamente ho l'acqua 1:30, dalle 6:30 alle 8, è finita. Quello che ho detto io. Il tempo di riempire l'autoclave e che devo centellinare fino al giorno dopo. Dell'attenzione del comune anche per quello che riguarda i disabili, c'era su questi display luminosi esattamente di fronte al comune, parlava un'emergenza acqua, un numero del comune, ho provato a chiamare, non risponde nessuno. Poi vengo a sapere tramite un'altra persona, tramite la signora con cui ha parlato poco fa, che il comune sarebbe intervenuto o dovrebbe intervenire per quello che riguarda anche i disabili, i malati, eccetera, eccetera. Bene, chiamo, cioè vado in comune per chiedere informazioni su questo numero, mi danno lo stesso identico numero, chiamo e vengo a sapere che ancora ci stanno pensando, deve essere organizzato, dico ma poi che cosa significa, ma diventa un intervento quotidiano o lascio puntini puntini, intervento quotidiano, signora possiamo portare 1 litro, 2 litri di acqua. Ora, se questa è aiuto, io mi chiedo... Non bastano evidentemente 2 litri. Ma stiamo scherzando? Per fare che cosa? Per bere? Allora vado e mi compro l'acqua minerale. Tra l'altro non si dovrebbe fare. Questo è un problema. Un altro problema che ho dovuto sollecitare, questi depositi che hanno fatto, che hanno messo qui alla Chiesa del Carmine, beh, un deposito da giù per giorni e giorni era vuoto. L'autobotte è il punto di vuoto, prelievo vuoto. Acqua. Per cui ho dovuto sollecitare, dopo 2 giorni sono arrivati e l'hanno riempito. Probabilmente lì hanno bisogno di essere sollecitati. Ma non va bene. No, non va bene, poi se veniamo a sapere che a 100 metri di distanza da qui ci sono persone che l'acqua ce l'hanno dalle 6:30 fino alle 6 del pomeriggio, io sono contenta per loro, però non lo trovo equo.
partendo sempre da un fatto oggettivo di carenza di acqua per mancanza di piogge, partendo da questo fatto. C'è una distribuzione iniqua, trovo, che non, questo significa che qualcuno non lo fa, non ci pensa. Riempio le bacinelle, le bottiglie, se tu vedi qua c'ho 10 bottiglie da 2 litri, le riempio e uso quelle. E va avanti così da un paio di mesi. Sì, esatto. Vuole dire qualcosa? Posso dire? Sì, sì. Come mai a Roma sono un macello, quando noi sono già 2 mesi che abitiamo a Formia e siamo senza acqua?